Mentre si attende la risposta del Tribunale di Arezzo all'offerta presentata dopo la scadenza del bando, l'imprenditore Giorgio Lacava non fa mancare la sua presenza allo stadio in occasione della partita di recupero contro il Monza. Si rivede anche Emiliano Testini, per il quale si vocifera il ruolo di possibile direttore sportivo. In tribuna c'è anche Pupo. La sua donazione, insieme a tante altre, ha contribuito all'esercizio provvisorio. Lo si sapeva che la sfida contro il Monza sarebbe stata la più ostica senza Moscardelli e Cellini, dopo aver speso tanto contro il Siena la squadra ha risentito del Tour de Force. Cutolo solo 0-0 alla palla giusta, ma calcia fuori di poco. Sul fronte opposto l'ex mendicino segna a porta vuota su assist di De Rico. Su quel gol il Monza costruisce la vittoria, che potrebbe vacillare su un colpo di testa ravvicinato di Di Nardo, parato in angolo da Liverani. Nella ripresa l'Arezzo attacca ma senza pungere e i tre punti vanno al Monza. Sabato ci sarà da battagliare in casa del Prato. Peccato per quelle 4-5 situazioni nel primo tempo che avevamo preparato, dove avevamo ancora la gamba agile per fargli male trovandoli aperti. E non ci siamo riusciti. Al primo affondo loro hanno trovato il gol e si è messa per loro sul piano che volevano, perché poi palleggiano bene e difendono molto bassi e stretti, quindi entrare dentro è difficile tra le vie, devi cercare di allargare, devi cercare di mettere, infatti ho messo regolanti per cercare qualche palla un po' più alta. E nel secondo tempo siamo stati molto generosi, perché comunque abbiamo cercato fino in fondo di provare a fare, non siamo stati molto pericolosi perché poi abbiamo trovato un muro davanti e non avevamo la forza e qualche qualità anche per bucare. Che mi aspettassi oggi di giocare alle 4:30 col sole contro una squadra che ha riposato 10 giorni. Noi nell'ultima gara col Siena abbiamo avuto tutti i GPS sballati, nel senso che sono andati oltre quello che hanno sempre corso. Era ovvio che non potevamo essere lucidi, ho cercato di fare un minimo di turnover per non cambiare poi più di tanto, ma si è visto subito che la gamba, a parte i primi 20 minuti, poi cominciava a mancare. E nel secondo tempo abbiamo provato ad allargarli, provando a bucarli in maniera diversa. Io non penso che ci siano delle conseguenze, però è chiaro che non è tanto la sconfitta, sono le tante partite giocate a distanza di poco, ma lo sapevamo già prima, ci hanno messo in una condizione sovraumana. Abbiamo un giorno in più. Faremo di tutto per recuperare in fretta e di mettere in campo tutto quello che abbiamo, perché andiamo a giocare contro una squadra molto giovane e su un campo sintetico, e quindi anche questo avrà un risvolto muscolare non da poco. Sarà dura.